Hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Incromantoni in questo nuovo episodio di LBX, a Little Brothers Experience. Nello scorso episodio dissi che mi sarei allenato, e l'ho fatto, mi sono allenato. Sono a livello 24, poi però mi sono fermato perché ho visto che gli avversari crescevano esponenzialmente in base a quanto crescevo io. E quindi mi sono detto, ma se io cresco, e poi gli avversari ai tornei cresceranno anche loro in base a quanto cresco io, a che serve salire troppo di livello? Ora, gli NPC crescono in base a quanto cresco io, ma quelli che poi saranno tipo Justin Kaido, tipo, no? Cresce esponenzialmente in base a quanto cresco io? Oppure è a un livello predefinito? Vediamolo un po' ora con questi qua, con i tre Joker. Chiedo scusa, ma la vostra passeggiata finisce qui. Che bello. Ehi, voi non lavorate per i sostenitori della Nuova Alba? Che cosa volete? Certo che lavorano per loro. Lo scoprirete presto, ma sarà meglio andare in un luogo un po' più tranquillo. Chissà dove ci vorranno portarci, vorranno limonare duro? Vai a mano, che dici di un combattimento? Non sei il solo ad avere un nuovo LBX. Oddio, però un posto un po' più tranquillo in riva al fiume dove giocano i bambini? Ecco Deku Ace e Deku Kai. E mio Deku super personalizzato. Questa volta ve ne faremo vedere delle belle. Pensi di poterci battere? Forza! Un momento, che ti prende? Hai scelto proprio il momento sbagliato per interromperci. Devo chiedervi una cosa. Attenzione. E quale sarebbe? Scommetto che voi tre furfanti sapete dove è tenuto prigioniero mio padre, vero? Furfanti, avete sentito? Dovrebbe trattarci con un po' più di rispetto. Ma chi si crede di essere? Non sa con chi ha a che fare, non è vero, capo? Voi sostenitori della Nuova Alba non mi fate paura. Van. Che paroloni per essere solo un marmocchio. Ti dirò ciò che vuoi sapere, se riuscirai a batterci. Ci sto. Ehi, non così in fretta. Sappi che la battaglia sarà 3 contro 1. È uno scherzo, vero? D'accordo, vi batterò tutti e tre. No, non posso. Però ho molti più punti ora. Ah, livello capoguardia 15. Allora, no, non crescono in base a quanto cresco io. Però prima gli NPC che ho affrontato, sì. Dal livello 18 uno mi passa al livello 20. Lo stesso, allora dico, facciamo un po' una prova. E in effetti sì, cresce in base a quanto cresco io, quindi... Dai, su, mi fa sprecare tensione, su. Dai. E uno è andato. Ora c'è quest'altro, guardia B. Ma come lui? Ma lo stavo facendo io. Dai, guarda quanti danni. Oh yeah, baby. Alright. No, fuoco greco, ma cosa? Certo, però io attaccavo e questo non si faceva niente. Era stordito. Yeah! In acqua, faccio un bel bagnetto in acqua. Buono, molto buono, Van. Ottimo, questi tre pagliacci sono stati sconfitti, quindi ora cosa vorranno? Una rivincita? Capo, il robot del ragazzino è molto più forte di prima. Ci avevi promesso che sarebbe stato facile vincere. Già, avevi detto che era praticamente impossibile perdere. Accidenti, dovevo aver fatto male i miei calcoli. Ho vinto io, e adesso ditemi dov'è mio padre. Scordatelo. Se ci tieni tanto, perché non lo scopri da solo? In altre parole... Tela? Lo spettacolo finisce qui. Ritirata. Ok, capo. Cioè, ormai non lo so.
Ehi, aspettate! Potreste raggiungerli e picchiarli selvaggiamente, tanto non sono dei buoni a nulla. Sono pagliacci, dice anche Kazuya. Evidentemente che i pagliacci non sapevano niente. Già. Credo anch'io. Comunque, Van è stata una grande battaglia. Sì, grazie a Sigma di X9 Achilles è molto più potente. Sento di essere in grado di sconfiggere chiunque. Bene, ora andiamo a Blue Cat's Cafe per gli ultimi preparativi prima del torneo. Già, è il giorno prima del torneo questo. Perfetto, eccoci qui. Oh, ma sono... Abbiamo sentito che parteciperete al torneo d'oltretomba. A quanto pare vi siete cavata niente male ultimamente. Non vedevo l'ora di rivedervi. Ah? Di nuovo quei tre? I moschettieri di Hans. Che cosa volete ora? Vendicarvi della vostra misera sconfitta? Non avete molte speranze. No, siamo qui per combattere. Il nostro capo vuole incontrarvi. Deve parlare di lavoro con Van. Hans vuole incontrarci. Perché? Chi lo sa? Credete che sia una trappola? Va bene. Dove possiamo trovarlo? E alla sala giochi. Non credo proprio che sia una buona idea far aspettare Hans. Andiamo. Andiamo? Cioè, io vado lì per parlare con Len. E poi questi si presentano. Ehi, 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 eccoci qui alla sala giochi. È bello che esistano ancora sale giochi in Giappone. Destroyer. Sale arcade più che sale giochi. You okay? Who are you? Look. I have a vision of you bowing down before me. Can you see it? Then. No, veramente no, non riesco a vederla. Non so, non ho le visioni come te, quindi. Quello è Duck Sendo! Che cosa? Tu lo conosci? È il peggior nemico dei moschettieri di Hans, è il capo di una banda della scuola media East Pacifica. È soprannominato il condottiero dei diavoli. Tutti lo conoscono per le sue tattiche imprevedibili. Deve essere un giocatore fortissimo. Non è possibile. Non credi i miei occhi. Non può essere vero, come è potuto succedere? È molto semplice. Ho appena fatto assaggiare a Destroyer il sapore della distruzione. Ironico, eh? Già, proprio ironico. Dopo questa battaglia, non sono sorpreso che si sia fatto battere da un dilettante. Hai fatto a pezzi Destroyer. Perché sei stato così crudele? Beh, vi facevo lo stesso con gli altri. Ah, la forza. E questo che significa? È molto semplice. Hans non ha avuto la forza di competere con me. Questa non è una ragione per... Che cosa vorresti dire? Non ti piace come gioco? In quel caso, perché non risolviamo la questione con una battaglia? Credi di poter battere il mio Harlequin? Va bene, sono pronto. Non credo sia una buona idea. La mia ragione. È un giocatore del tutto imprevedibile. E questo lo rende anche più pericoloso di Hans. Non preoccupatevi, sono sicuro che posso farcela. Dobbiamo combattere contro Arlecchino. Ok, allora io direi di procedere. Iniziamo, dai. Un combattimento senza limiti, wow. Sconfiggi Duck e vendica Hans. Vediamo a che livello è. È un po' deboluccio, Dai, su. Di già subito così la scena? Ah, ho già capito qual è la tua strategia. Il folle, eh? Certo, cerchi di usare la violenza per difenderti, sei davvero patetico. Che cosa? È ora che ti rimo, oh, però è bello. E ora che ti mostri che cosa succede quando il condottiero dei diavoli scende in campo. Molto presto ridurrà il tuo LBX in mille pezzi. E anche tu, come Hans, ti inchinerai davanti a me. Van, preparati a parare svelto, sta per attaccare. Ma tre?
Cosa? Ha dei cloni! Ma non è possibile! È così che ha sconfitto anche me. Non ho fatto nulla. Which is the real one? Potevo vincere, He keeps us up. Eat this. Eccolo! Era lui! 15 secondi è durato l'incontro. Potevo vincere, però. È arrivato Emperor, ovvero l'LBX di Justin Kaido. Chi è stato? Justin. Guarda, guarda. Che sorpresa. Ho sentito molto parlare del famigerato Justin Kaido. Dicono che tu sei in grado di vincere tutte le battaglie in meno di un minuto. È un vero onore incontrare di persona Emperor Baleno Killer. Duck Sando. È corretto? Visto che entrambi volete partecipare a Tornado Oltretomba, perché non finite lì la battaglia che avete iniziato? Sconfiggerlo davanti a un pubblico sarebbe molto più interessante, non credi? In poche parole mi sta dicendo: Van, fai schifo, allenati perché sennò ti rompe il capranzi. In fondo hai ragione. Immagino che anche tu ti sia iscritto al torneo. Ti consiglio di stare allerta. Stammi bene, Van, ci vediamo al torneo. Ma ti avverto, anche provandoci non puoi sfuggire al destino. Io distruggerò Achilles. Ma che cosa ha quello che non va? Io sono Justin Kaido, non parlo. Ehi, Van. Ti ho fatto venire alla sala giochi per darti questo. Che cos'è? La lista degli iscritti a Tornado Oltretomba, inclusi i dettagli degli LBX che useranno. Troverai informazioni sulle strategie di gioco di ogni combattente e sui loro risultati nei tornei precedenti. Ti sarà utile per pianificare un contrattacco. Perfetto! E perché lo dai proprio a noi? Diciamo che è un amico che abbiamo in comune e me lo ha chiesto come favore. Però a me non interessa conoscere nei dettagli gli LBX di altri avversari. Io posso vincere facilmente. Sono il protagonista. Non ho capito, eh. Ah, devo andare a casa ora? Ah, ok. Probabilmente questo capitolo si svolge in tre fasi e quindi questa è la seconda fase che si conclude. E io che volevo fare video più lunghi. No, 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 non è possibile fare video più lunghi. Farli in questa maniera è il modo migliore di portare LBX, sinceramente. Diciamo allora che i video saranno più completi, farò vedere tutte le battaglie più o meno. Duck Sando, il condottiero dei diavoli, e Justin Kaido sono degli avversari molto forti. In ogni caso non posso permettermi di perdere il torneo domani. No, non puoi assolutamente, Van. Il giorno del torneo d'Oltretomba. Cosa succederà il giorno del torneo che Andra Link salva e continua domani? Bene, Cuccio, quindi per questo video è tutto. E io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Domani continueremo LBX e ci sarà il torneo d'Oltretomba. Andiamo a Blue Cats Cafe. Lì ci scontreremo contro sicuramente, oltre a Duck Sando, anche contro Justin Kaido. Nella finale magari, chi lo sa. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi ricordo che in descrizione trovate anche i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.